Buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa sera collegamento con Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma, che già abbiamo avuto su Libre TV. Grazie di essere ancora qui con noi questa sera. Grazie. Abbiamo parlato con lei oggi 12 giugno, quindi una settimana abbondante fuori dal periodo di lockdown, per questo di Dio, così potremmo dire, che è stato il Covid e che è tuttora il Covid. Proviamo a fare qualche considerazione relativamente alle relazioni umane, una cosa che è stata messa a dura prova in questo periodo. Relazioni umane che hanno avuto un connotato ambivalente, sono state, perché non c'è cura per questo Covid attualmente, sono state il pericolo, perché c'era pericolo di trasmettere, quindi una cosa da evitare in tutti i modi, però al contempo sono state anche il motore o il, diciamo, conforto maggiore per poter affrontare questo periodo di isolamento, di, chiamiamo, insomma, di clausura forzata. E io presumo che chi è competente come Paola e tutta, diciamo, la comunità scientifica in materia sta avviando una sorta di studio sugli effetti sulle relazioni umane che ha avuto questo Covid, che ha tuttora, sperando che non ci sia un ritorno del contagio. Abbiamo parlato di attacchi di panico collegati al Covid, oggi parliamo di questo. Ecco Paola, una considerazione introduttiva: queste relazioni umane messe a dura prova sono state anche un pochino messe sotto collaudo. Sì, sono state messe a dura prova, nel senso proprio di lontananza, no? Dicevamo prima, è stato forzato la lontananza, è stato in qualche modo obbligato un partner ad allontanarsi da quello non convivente e si è cercato anche ovviamente di trovare un modo alternativo per comunicare e per stare vicino alle persone care. Ambivalenza in tutti gli effetti perché dovevamo mantenere i rapporti, però rimanendo a debita distanza, dovevamo stare attenti, dovevamo tutelare le persone. Quindi ci si è dovuti orientare, ci si è dovuti ristrutturare, ci si è dovuti confrontare con una realtà anche questa completamente diversa e in più con delle barriere. Avevamo già detto, forse nella primissima intervista, quanto effettivamente anche l'uso della mascherina abbia contribuito in modo, se vogliamo, negativo, no? A questo, perché la mascherina è un qualcosa che proteggeva, ma al contempo toglieva espressività. Toglieva anche una sorta di comunicazione, di comprensione. Già nell'udito la persona doveva parlare più alta voce, Sì. si doveva concentrare sulla vista. Spesso noi vediamo anche i movimenti della bocca, il labiale, e quindi in Non qualche modo. parliamo poi di chi ha problemi di udito, quello che può essere sano. Esatto, quindi ci sono stati tanti elementi che hanno contribuito in qualche modo a ristrutturare il modo in cui una persona si relaziona e sono state messe, come dicevi te, a dura prova, sono state un po' collaudate, quindi diciamo così, in maniera innanzitutto molto superficiale, un po' generale, tutte le relazioni che avevano antecedentemente al Covid dei problemi hanno poi palesato in maniera più evidente, no? Quella che era già una problematica o problematiche preesistenti. Viceversa, anche relazioni che in qualche modo invece erano ben consolidate si sono oltremodo rivelate delle risorse e si sono oltremodo consolidate. Parlo di rapporti sia sentimentali che amicali. In questo periodo di lockdown le persone hanno anche prestato attenzione maggiormente ai valori e intendo quelli più importanti. Cosa significa valere per l'altro? Le persone si sono trovate a riflettere su il significato importante della relazione, di quanto si è importanti per l'altro o per l'altra persona, che sia un amico, che sia un compagno, che sia un marito. E le persone sono diventate un po' più, se vogliamo, intransigenti su quello che può essere il modus operandi, il modo di approcciare delle altre persone. Cioè,
Si presta più attenzione ai valori, al rispetto, all'onestà, all'attenzione, no? E se in qualche modo hanno constatato le persone che questo non avveniva in questo momento, dove ci si doveva cercare di più per fare in qualche modo capire che c'era un discorso di vicinanza e di attenzione, se questo non è accaduto, le persone hanno stretto le maglie per poter individuare chi effettivamente lo riteneva più importante e chi meno, e si sono interrotti dei rapporti, o comunque le persone sono state più in grado di dire in modo diretto quello che pensavano all'amico, al compagno, e si sono messe in una condizione di confronto proprio senza veli. E lì sono nate una serie di situazioni, tipo, ok, il confronto è stato produttivo, per cui l'amico, l'amica, il partner hanno costruttivamente messo in gioco quelle che erano le loro dinamiche personali, i loro vissuti, e hanno veramente costruito insieme e sono andati avanti. Altri non hanno riconosciuto magari quello che l'amico, il partner stava dicendo e si sono create delle fratture. Quindi dove le persone si sono trovate a scegliere, per questo ambivalenza, no? Mi devo tenere a distanza obbligatoriamente, cerco di farmi sentire, ma voglio che tu mi senta e tu sia presente in un modo più vero, senza veli. Questo Cioè, è in quello pratica si è che... puntati sulla qualità, Bravissimo. sull'intensità. Sì, bravissimo. Le persone hanno maggiormente messo a fuoco che la relazione doveva essere vera, doveva essere sincera, e qui si è aperto un altro tema che è quello della solitudine, no? Perché tante persone si sono ritrovate anche da sole. La solitudine può spaventare, può far star male, può isolare, può incattivire, può irrigidire, oppure può essere un momento di risorsa per la persona. E effettivamente ci sono state tante persone che io ho visto che hanno proprio vissuto questa dimensione, questo aspetto della solitudine. La solitudine come momento di risorsa, di crescita, di possibilità unica, perché nella vita è difficile che accadano dei momenti in cui si stoppa tutto, si rallenta tutto e ti viene data l'opportunità di dire: tanto il mondo si è fermato, ora rifletti, no? Quindi le persone hanno veramente messo a fuoco quello che è veramente importante, si sono dedicate magari a degli hobby, a delle cose che in altri momenti della vita non c'è modo di anche affrontare, quindi è diventato un modo anche per arricchirsi invece di in qualche modo irrigidirsi. E questo sempre ovviamente nel discorso del non poter stare a contatto con gli altri. C'è anche tutta una situazione opposta a questa, dove le persone invece hanno cercato in maniera spasmodica addirittura un contatto. Ci sono state le videochiamate che hanno preso ovviamente piede a tutte le ore, ma anche in persone più grandi di età si è sviluppata questa modalità di Sì, comunicare. sì, Perché? sì. Perché c'era proprio l'esigenza di vedere, di farsi vedere. E lì ho sorriso tante volte perché alcuni miei pazienti mi dicevano: ho notato che erano refrattari alla videochiamata. Dicevo: ma come mai? E ho detto: beh, perché magari per loro era importante essere in ordine, essere presentabile, cose che invece in questo momento, voglio dire, uno dovrebbe essere più attento al sentire, ad avere un contatto. Invece le persone, ancora una volta, se non erano presentabili, non si mostravano, per esempio. Senti, questa cosa che hai accennato, cioè praticamente al valore di internet, che secondo me è stato fenomenale, che ha tenuto in piedi in questo periodo tante persone, appunto con questi contatti. Mi è capitato anche personalmente di riflettere, perché poi c'era del tempo sostanzialmente, perché le attività umane erano sospese. Su delle persone che ormai le persone vengono chiamate contatti, ma insomma sono persone che si è conosciuti nella vita, che si è conosciute e praticamente
non si è più frequentato, fanno parte insomma di un trascorso e che in qualche modo sono tornate, nel senso si è ricevuto messaggi, si sono mandati messaggi. C'è un po' un recupero del passato, forse anche con una certa nostalgia. Sì, oppure credo che le persone siano state mosse anche dal bisogno di sapere, no, in qualche modo quello che stava avvenendo. Cioè, io noto questo, che si va sempre di corsa, siamo presi da mille input, mille problemi, mille cose da fare e spesso diamo per scontato il prossimo, diamo per scontato le persone che appartengono alla nostra vita. In questa fase dove tutto è stato rallentato obbligatoriamente e si è in qualche modo rimasti un po' più soli, un po' più isolati, un po' più a fare i conti con noi stessi, siamo andati a ripescare, secondo me, anche delle amicizie, come dicevi tu giustamente, nei nostri contatti, nel nostro quindi mondo esperienziale, proprio per un bisogno di vicinanza, quasi di sentirci in relazione, no? Quindi è un modo diverso per esprimere quello che era la necessità di non rimanere proprio così isolati. Quindi quasi il famoso detto mal comune mezzo gaudio, cioè sentiamoci uniti, sentiamoci vicino, da cui sono nati tanti slogan, uniti ce la faremo, ma proprio perché secondo me le persone hanno sentito questo enorme bisogno. E allora sono andati a ripescare anche amicizie o contatti non usualmente così presenti, proprio per un bisogno di vicinanza, di sentirsi non soli. Io credo che le persone infatti si siano molto spaventate, si siano sentite quasi messe a dura prova in questo senso, cioè sta accadendo un qualcosa che è invisibile, non sappiamo come si può comportare questo virus, non sappiamo quello che accadrà, come evolverà, rischiamo di rimanere da soli. Allora lì l'istinto, no, di socializzazione è emerso, perché poi l'essere umano è un animale sociale a tutti gli effetti. Noi non riusciamo a rimanere isolati e quindi cerchiamo, siamo creativi, cerchiamo i modi per. Dagli slogan che sono stati fatti, sono stati mandati su internet le vignette piuttosto che dei balletti, no? Anche fatti dal personale medico. Erano tutti modi, secondo me, per farci sentire tutti parte di una stessa situazione, quindi per far sentire la vicinanza pur stando lontani. Questo è un po' quello che si è verificato in corso d'opera e secondo me che ha mosso un po' le persone in modo diverso a seconda di come siamo strutturati, perché c'è da dire che chi è più centrato, chi è più saldo su quelli che sono i propri equilibri, si è saputo muovere meglio, ha goduto della solitudine come risorsa, ha saputo mantenere un equilibrio anche nei rapporti senza stressarli. Chi invece aveva un equilibrio già personale più instabile, ha riversato nelle relazioni a mo' di serbatoio tutto un malessere, le frustrazioni. Spesso le frustrazioni noi le gettiamo senza pensare sull'altro, no? E quindi lì Certo. poi i rapporti sono stati giustamente messi a dura prova, come stavi dicendo inizialmente. Senti, proprio in base, anzi in conseguenza a quello che tu hai appena detto, io volevo farti una domanda e poi un'altra che è propedeutica in qualche modo, anzi questa è propedeutica all'altra. La solitudine come scelta di vita, la solitudine emotiva ovviamente come scelta di vita che molti percorrono magari in seguito a delusioni che hanno avuto e così via. Poi dopo, messa alla prova in questa situazione estrema, appare che appunto non sia una scelta di vita percorribile, perché si cerca sempre un qualcosa. Possiamo dire che è un qualcosa di, non so come definirlo, forse insano, non dico patologico per carità, ma insano nella normalità, vivere in solitudine, emotivamente parlando. Allora, diciamo che questa è una delle cose su cui si ragiona continuamente, no? Se è una scelta, come vive la persona che è in solitudine poi. Allora, indubbiamente la condizione dell'essere soli non arriva quasi mai, almeno dalla mia esperienza,
per una scelta pulita, serena, ma a seguito ta di tante esperienze che hanno segnato la persona e l'hanno portata poi ad un certo punto quasi ad arrendersi, no? A dire ok, basta, allora mi devo creare delle difese e quindi si creano delle barriere che portano poi la persona a isolarsi, a dire quantomeno in questa condizione sono più protetto, mi sento meglio e devo dipendere solo da me. Questo, chiaro, è il frutto di sofferenza. E se la persona in questo stato non attiva una serie di risorse in qualche modo che lo portano però a non essere completamente isolato, è chiaro che si parla di una disfunzione, di un qualcosa che è patologico e crea malessere. Se invece, come dicevo e accennavo prima, la persona vede il momento della solitudine come un modo per riflettere, amplificare o addirittura arricchire alcune aree della propria esistenza. Certo che questo non è disfunzionale, però arriva sempre conseguentemente a una serie di esperienze spesso negative. Le A persone dei si traumi. sì, allora che siano familiari o che siano affettivi. Spesso le persone arrivano a rimanere da sole perché sono andati male alcuni aspetti, no? Possono essere andati male alcuni rapporti, possono esserci stati degli strascichi educativi della propria famiglia di origine, per cui la persona non ha sviluppato degli strumenti per in qualche modo confrontarsi con l'altro, perché il confronto è faticoso. Le relazioni sono faticose. Sì. Già con noi stessi fatichiamo a chiamare le cose col loro nome, io dico, cioè dirci esattamente quello che non va è difficilissimo. Noi se possiamo prima ce la nascondiamo, ce la chiamiamo in un altro modo quella cosa, poi se il malessere diventa ingombrante, allora arriviamo a dire alto, c'è qualcosa che non va e iniziamo a fare ordine. Figuriamoci se poi questo nostro modo si deve incontrare con quello di un altro diventa faticoso perché le persone sono diverse, le persone hanno un loro percorso, le persone si sono strutturate anche per difendersi agli urti di quella che è la vita del loro microcosmo e spesso non vogliono mollare le proprie abitudini e quindi il confronto e sentire l'altro che ti dice esattamente quello che non va e mica siamo disposti tanto ad accettarlo ben volentieri. Andiamo subito sulla difensiva, il più delle volte partiamo dicendo: ah, ma no, ma io non volevo, ma guarda che hai capito male, io intendevo dire tutte difese. Io posso ascoltare quello che mi dice l'altro e poi confrontarlo con il mio e se sono interessato, chiaramente lì creo una sorta di, come dire, complicità, una sorta di, accettazione, no, di entrambi i punti di vista. Però questo implica un equilibrio individuale non indifferente. È faticosissimo. Certo. L'altra cosa che volevo chiederti è che, come capita, io penso nelle situazioni estreme, questa clausura, quello che è forzata, può portarci nel dopo a far cadere alcuni freni inibitori da un punto di vista emotivo? Cioè, a volte si ha un pudore forte nell'esprimere le proprie emozioni rispetto all'altro, può essere amicizia, può essere un rapporto più intenso. Per il futuro, ecco, il Covid potrebbe essere che modifichi i nostri comportamenti in questo senso, con una maggiore spontaneità, con una maggiore, sì, insomma, un essere un po' più diretti. Allora, in una fase iniziale dubito, dubito, perché le persone comunque continuano, questo lo vedo anche già in questo momento, continuano ad essere sospettose, c'è cioè il sospetto. Adesso purtroppo si sono create delle barriere dovute alle paure, è come se fossero ancora in attesa che qualcosa debba ancora accadere, si guarda in maniera sospettosa l'altro. Si è arrabbiati se l'altro non rispetta le regole, quindi le persone si sono molto strutturate per adattarsi a un discorso di chiusura, di difesa,
che in questa fase no, non credo che ci sia una maggiore apertura, un maggior essere diretti, espliciti, quindi meno inibiti se vogliamo, no? E quindi se si è meno inibiti si facilita la relazione. Invece in questo momento non credo, credo che ci siano molte difese ancora in ballo. Più avanti, ma io dico me lo auguro, non sono così certa, perché purtroppo gli eventi traumatici lasciano dei segni, non sempre sono positivi e intendo dire che le persone è come se da un evento vanno ad apprendere le difese, quello che in qualche modo le possa tutelare. Le persone si spaventano più facilmente del mettersi in gioco, quindi sono più propense a spaventarsi che al dire ok, vado, mi butto, no? Quindi c'è una sorta sempre di studio dell'altro. Io credo che sia, a prescindere dal Covid, una caratteristica delle persone, studiarsi, essere sospettose, vedere un po' l'altro come sempre più propenso a fare, non so, giochini, no? Sotterranei. Quindi difficilmente ci si mostra privi di barriere e secondo me anche dopo il Covid ci sarà una tendenza a essere un po' più attenti e circospetti. Non credo che ci sarà meno attenzione a questo discorso delle inibizioni. Credo che le persone saranno forse ancora un po' più attente, forse abbiamo aggiunto un motivo per essere attenti, cioè della serie, ma tu sei sieronegativo, io già sento queste cose, hai fatto il test, come sei messo, con chi sei stato a contatto, cioè le persone si stanno approcciando solo con quelli che in qualche modo hanno la certezza che ci sia una pulizia, no? Una sorta di garanzia, Sì. si chiedono le garanzie. Quindi No, diciamo che speravi in una, diciamo, risposta in un commento un po' più ottimistico. in questo momento dubito e forse ce l'avremo ancora per un bel po', i traumi di solito lasciano degli strascichi, Gianni, quindi io credo che avremo più che altro a che fare con una sorta di iperattenzione al prossimo, all'altro, anche nel modo in cui si pone. Giudichiamo troppo, siamo troppo propensi a giudicare già di nostro, figuriamoci quando c'è un evento che non conosciamo e lo dobbiamo controllare e non dobbiamo lasciarci condizionare. Credo che siano tante cose da tenere sotto controllo e le persone poi per controllare impazziscono, strutturano difese a non finire, quindi credo che ci sia più una sorta di tendenza a mantenerle delle difese che a farle. Abbiamo parlato l'altra volta dell'impatto, un po' emotivo dell'utilizzo della mascherina, questo Sì. oggetto che ci ha caratterizzato, insomma, questo periodo. Ora siamo usciti dal lockdown. Una cosa che resta sconsigliata è la stretta di mano, cosa che, a dire che è spontanea, è dir poco. Anche questa, insomma, io ancora oggi quando incontro qualcuno, magari con la mascherina mi viene spontaneo allungare la mano. Mi rendo conto, allora poi vabbè, io il gomito, una cosa. Ecco, questa cosa, anche questa lascerà un po' un segno, perché insomma la stretta di mano è un primo contatto fisico con la persona. Sì, io come te, che vedo tantissime persone durante il giorno, dai pazienti o comunque colleghi, ma mi viene da dire con i pazienti fisso, mi viene da allungare la mano e ricordarmi che non lo posso fare, per cui ho una cosa che mi nasce spontanea e dico faccia come se le avessi stretto la mano, no? Oppure se ho più confidenza, veramente con calore come se l'avessi È una abbracciato. cosa che non viene proprio, che mi si ferma il braccio, è provare a dare la mano avendo i guanti. Abbiamo avuto i guanti, no? E non viene, perché generalmente prima di dare la mano si levano i guanti, quando si usano i guanti, Sì. diciamo, per il freddo. Sì, infatti quello che stavi dicendo tu, il discorso addirittura se uno usa i guanti normalmente te li togli per educazione perché devi far sentire il contatto, no? È una forma di maleducazione dare la mano con un guanto. E quindi questo è un'altra barriera, no? I guanti, il non toccarsi, delle gestualità che poi sono proprio quelle di dire
metto la mano della serie sono in pace, quindi siamo alla pari. È proprio un gesto affettivo e di amicizia, di ben disposizione. Viene meno e quindi di nuovo le persone cosa fanno? Si guardano, si scrutano, però con dei limiti perché le mascherine ancora vanno in giro, se ne sono create talmente tante, quelle per la sera, quelle più scherzose, non ci sono solo quelle chirurgiche, ce ne sono di tutti i gusti, per cui sembra che sia diventato una sorta di capo Personalizzazione anche. d'abbigliamento, cioè lo abbino al momento della giornata. Sì. C'è Quindi qualcuno che è allarmato da questo perché ovviamente si metabolizza questa barriera e dice: vabbè, ma questa è una cosa che deve essere rimossa, non può diventare una cosa allegra, una cosa carina, deve rimanere con i suoi connotati di strumento, un presidio sanitario e nulla di più. cosa che invece non sta avvenendo perché ovunque c'è veramente l'imbarazzo della scelta, no? Si è voluto renderla però secondo me anche un po' più accettabile dalle persone perché se ne sono fatte veramente, sono state create alcune proprio scherzose, carine, simpatiche, per cui quando incontri quella mascherina, non più quel volto, sei ben disposto e ti viene da ridere e fai la battuta anche all'estraneo. Adesso ho notato che c'è questa cosa, cioè come se si fosse ormai inglobata, accettata, e in qualche modo è entrata a far parte della faccia della persona. Uno si trucca, non si trucca, ha gli occhiali, ha la mascherina e la mascherina è un modo per entrare in relazione in alcuni casi, perché se le creano anche con delle bocche finte davanti, colorate. Il messaggio è quello e le persone vedo che lo usano anche in questo senso, scherzosamente, si fanno notare, si vede che vogliono, no, un contatto. Quindi, ritornando al discorso che facevamo prima, si cerca anche di ritornare in una relazione migliore, più sana. Si cerca perché perché l'uomo è creativo, quindi si cerca il modo per superare un ostacolo, però ci sono delle barriere, perché comunque le barriere tuttora restano. Non è che sono pessimista, però credo che quando le persone in qualche modo vengono messe a dura prova e vengono educate a mantenere la distanza e dopo tanto magari la prendono questo tipo di diktat, chiaramente poi abbandonarlo diventa complicato quel modus operandi, quindi le persone tanto hanno faticato, tanto poi lo mantengono e tanto dovranno rifaticare per riorganizzarsi se si dovrà ricreare una realtà diversa, più spontanea. Quindi il contatto interpersonale condizionerà le relazioni, perché il contatto interpersonale che è modificato in questo momento non può non condizionare anche il modo in cui ci si approccia. C'è una differenza di fare questo periodo di genere, cioè uomini e donne, determinata probabilmente da differenze proprio caratteriali, insomma. Allora, di genere non la sto notando, nel senso che tanto gli uomini quanto le donne mi riferiscono più o meno le stesse cose, no? Quindi lamentano o in positivo o in negativo quello che può essere la distanza e il distanziamento, quindi non c'è una differenza. Fa la differenza, ma non è una questione di genere, la sensibilità delle persone. Quindi quanto una persona è più sensibile, sia che sia uomo, sia che sia donna, tanto più chiaramente sta soffrendo e soffre alcuni condizionamenti, alcune barriere. E in più, l'altra cosa che fa la differenza non è tanto il genere, quindi l'essere uomo o l'essere donna, ma il fatto di avere una sorta, ecco, di equilibrio, no? Personale, per cui Certo. se io sono più sereno o non ho altri problemi contemporaneamente a questo del Covid, chiaramente mi muovo meglio. Più che altro vedo una differenza non tanto nel uomo-donna, ma adulto-ragazzo. I ragazzi tendono a voler risocializzare subito, quindi sono più vicini, si pongono meno il problema, gli adolescenti.
Magari ecco, avendo anche forse a volte dei comportamenti troppo, no? Un po' più a rischio di quello che si dovrebbe. Loro vivono in maniera forse un po' più istintiva, cioè pensando che in qualche modo si sia superato, ragionano meno, suscitando le reazioni degli adulti. Ecco, perché questo lo noto per esempio nei miei pazienti adolescenti dove i genitori li rimproverano che quando escono comunque non sono attenti al rispetto delle regole, non usano le mascherine, quindi c'è una sorta di pressing psicologico che poi va anche qui a rovinare o a creare dei dissapori nella relazione tra il figlio e il genitore, perché questa è l'altra grande cosa che sta uscendo fuori in questo periodo. Se si parla di relazioni anche tra genitori e figli, per esempio, e grandi discussioni stanno uscendo fuori in questo periodo anche a causa degli atteggiamenti che i genitori vedono che i figli non hanno proprio in linea con quelle che sono le norme che loro reputano siano più giuste, che poi sono un po' le norme che sappiamo tutti quanti. Sì, questo poi magari lo affronteremo in una trasmissione in modo più approfondito, il rapporto genitori-figli. Io penso che una, diciamo, differenza la faccia anche l'elemento, tra virgolette, soggettivo, cioè il fatto che più si è giovani sostanzialmente, più si è lontani da un ipotetico rischio di vita. Questa è una cosa, io penso, fatale, perché abbiamo visto che questo virus vede come vittime fondamentalmente le persone anziane, anche ci sono state anche persone giovani, ma in gran parte le persone più vulnerabili sono quelle anziane, e in parte penso che da chi è più giovane la viva in modo meno pressante il pericolo insito di un ipotetico contagio. Una differenza penso che invece ci sia nell'approccio a livello, diciamo così, di latitudine e longitudine, cioè le abitudini dei popoli latini sono quelle più effusive, tra virgolette, insomma, un po' più di contatti, noi ci tocchiamo di più rispetto ad altri. Sì, questo c'è, purtroppo, infatti, come dicevamo prima, no, il contatto interpersonale è fondamentale, non riusciamo a, se c'è una persona che fa parte della nostra vita affettiva, in qualunque forma, non riusciamo a non toccarla, non abbracciarla. Quindi sicuramente per quanto ci riguarda c'è una maggiore sofferenza da questo punto di vista, perché credo che la fatica che hanno fatto tutti indistintamente anche sia stata questa, cioè quello di trattenersi, no? Un po' lo dicevi tu, viene difficile non allungare la mano e poi si rimane così. Sì, noi fatichiamo di più. Popoli invece che hanno abitudini diverse, chiaramente questo non lo lamentano come un elemento negativo, anzi è un discorso che rientra quasi in una loro routine. Hanno dovuto solo mettere delle barriere protettive tra guanti e mascherine, per esempio. Certo che diventa un impoverimento, no? Nella relazione, l'assenza, il non contatto, il non poter fare quello che normalmente si fa, anche un abbraccio, dare un abbraccio, anche per proteggere l'altro. Il fatto Certo. di io ti devo proteggere e non ti posso sostenere con un abbraccio è un paradosso, eppure l'abbiamo dovuto obbligatoriamente fare. Chi ha la fortuna di avere una famiglia, genitori, si è dovuto tenere a debita distanza se sono genitori grandi per Sì. proteggerli. I genitori l'hanno compreso chiaramente. Io ho degli amici che purtroppo hanno dovuto fare questo, l'hanno sofferto, ma era a fin di bene. Il genitore ha compreso la cosa e l'ha visto come un gesto affettuoso, paradossalmente, no? Perché il genitore deve essere abbracciato, coccolato, idem il figlio. Eppure ci siamo ritrovati a fare esattamente l'opposto di quello che noi istintivamente siamo e facciamo. Ci siamo Sì. proprio dovuti bloccare e quando si va a interferire con il contatto interpersonale, comunque si creano dei disturbi nella persona perché è come dire bloccare un modo per esplicitare le emozioni, l'affettività, e
quella da qualche parte dovrà uscire, perché non è che se io non faccio, ok, tutto a posto. No, quella in qualche modo va a usare o a trovare altri canali. Mica sempre sono sani e funzionali, ecco lì che nascono spesso ansie, pensieri distorti, le famose distorsioni mentali, no? Cioè che la persona pensa male. Pensa che l'altro non voglia, oppure ci si crea una serie di idee che hanno la funzione di farci digerire quella modalità che non ci piace affatto. Ho capito. Senti, Paola, siamo in chiusura e vorrei lasciare a te la chiusura, magari con qualche consiglio su come affrontare questo periodo di recupero, perché insomma il periodo di massimo disagio speriamo sia alle nostre spalle, questa riabilitazione. Sì, allora io sono sempre una fautrice del confronto. Allora, il confronto genera chiarezza, genera di nuovo relazione. La relazione è uno scambio, una condivisione, una complicità. Non esiste giusto o sbagliato, esiste una sorta di parità, no? Dove possono coesistere tutti e due i punti di vista o più, o molteplici punti di vista, basta darsi delle regole, basta anche darsi lo spazio, accogliere, altrimenti se non viene messo in gioco questo, chiaramente si crea quello che dicevi tu prima, che è un discorso di solitudine, isolamento, e allora lì si entra in un discorso poi di malessere, chiaramente. Quindi la mia chiusura è per superare questo periodo, che poi secondo me avrà una serie di fasi riabilitative, usare molto il confronto. Il confronto mettendo chiaramente in gioco quello che noi sentiamo, quello di cui abbiamo bisogno, ma con l'intelligenza di accogliere quello che l'altro altrettanto ha da dirci, perché lì si ricrea una relazione. Altrimenti non ci sono scambi, altrimenti si creano individui che vivono il loro modo, la loro vita, e senza la possibilità di accogliere nulla. Perfetto, allora ringraziamo Paola Sbardellati, ricordiamo psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma e vi diamo appuntamento a una prossima puntata di queste interessanti conversazioni. Grazie. Grazie a voi.